Ciao a tutti ragazzi, io sono Simo di Mapaue e oggi eccoci qui di nuovo su One Piece Treasure Cruise. Questa volta su One Piece Damage Calculator. Che cos'è One Piece Damage Calculator? Non sono capace di pronunciarlo ragazzi. Che cos'è questo sito? Questo sito praticamente permette di calcolare i danni che fanno determinati team ai nemici. Allora, sulla base anche del tipo, tra l'altro, certi danni ai forza, agli psy, all'intelligenza e destrezza. Io oggi sono qui per farvi vedere qualche team free to play per riuscire a uccidere Mihawk in quanto ci sarà il meta stamina. E ragazzi, approfittatene perché Mihawk è utilissimo, farmatelo. Tra l'altro ci sarà per 8 giorni ancora e tantissimi di voi hanno la possibilità di affrontarlo e sconfiggerlo e nemmeno lo sanno. Allora ragazzi, il team che vi ho portato per primo è un team Free Spirit, completamente free to play. Con questo team farete enormi quantità di danno, attivando per esempio la special di Calgara e di Jabra che boosta gli orb rossi. Se avete la fortuna di trovarne uno, farete 850.000 di danno. Tra l'altro boosta l'effetto degli slot per due turni. Oltretutto considerate che con lui farete circa 130.000 di danno con la sua specie. Insomma ragazzi, gli fate i buchi. Quale altro team possiamo portare? Potete portare un team doppio Luffy. Anche con lui farete malissimo e farete i buchi. Potete portare un team con Sakazuki. Lui, amico. Se ci avete lui come amico ragazzi, assolutamente portatelo. Bastano due orb e lo shottate senza problemi. E tra l'altro lui boosta la chance di trovare gli orb rossi. Questo vuol dire che i danni sono assicurati ragazzi, assolutamente. E oltretutto lui fa anche un grosso danno utilizzando semplicemente la sua special. Se fate così, comunque sa che era meglio attivare prima lui e poi lui. Comunque, questo è per farvi capire esattamente che cosa potete portare. Non avete Calgara? Non avete Boa? Non avete Jabra? Ragazzi, questi sono tutti personaggi free to play. Non dovreste averli, però non c'è problema. Potete utilizzare Lola. No, scherzavo. Lola come orb booster. Boosta di 1.5 gli orb. Solo per un turno, però è utile, anche forza. Oltretutto a 8 di combo, insomma, è utile. Potete utilizzare lei per uccidere anche il cavalluccio marino prima di beh, comunque, solo per farvi un'idea. Vi serve un altro booster? Potete utilizzare Dice. Dice si trova in uno dei Fortnite che c'è ultimamente nell'Extra Island, quindi vi sto portando tutti i personaggi che chiaramente potete trovare senza difficoltà. Potete portare Om è utilissimo perché riduce la quantità di orb psy, int, tnd e rcb, e quindi con lui che boosta la possibilità di trovare gli orb strength avete quasi sempre full matching team. Questo vuol dire che siete come dei one punch man viventi. 1.420.000 di danni senza attivare special, perché se vedete qui non ho attivato nulla. Se le attiviamo Fate un male cane. Oltretutto con Aesop qui, Aesop ci deve essere sempre, non toglietelo. Aesop serve per ottenere 4 turni di stacco e quindi essere sicuri al 100% di riuscire a finire questo boss. Io sono sicuro al 100% che voi lo riusciate a finire, però sapete com'è, avere la certezza suprema finale è anche meglio. Potete portare anche Magellan, potete portare Kraken, che va benissimo, li cambia tutti gli orb in forza e quick. Utilizzate prima lui, poi utilizzate Sakazuki che vi cambierà gli orb e terrà quelli matching, e quindi basta. Potete portare se ce l'avete, potete portare Sanji, però questo già non è più free to play. Urs, ve l'ho già detto, mi sa di no. Potete portare Urs, che tra l'altro
misura del 50% il danno per un turno. Contate se allo stage di Mioca avete circa 5500 di vita, utilizzate la special di Orso, lui Mioca aveva circa 10.000, vi terrà con circa 500 di vita e quindi potete stallare un turno in più se non siete sicuri di riuscire a ucciderlo entro i 4 turni che Asok vi garantisce. Però raga, ce la fate, cioè, anche senza averli maxati, cioè metti lui a livello 20, lei a livello 19, a livello 28, vedete, lo uccidete comunque. Quindi non c'è bisogno di enormi team per riuscire a batterlo, potete portare anche lui se ce l'avete, che è ultimamente molto utile, tra l'altro fa il 20% di cut della vita, forte. Comunque Mioc si può battere veramente in tanti modi, questo Luffy è molto versatile, potete portare doppio Luffy nel caso, fa male, è molto molto utile. E anche se non avete tutti gli orb matching, tranquilli, fate comunque abbastanza danno per riuscire a batterlo entro i 4 turni. Oltretutto dovete considerare le loro specie quando sono maxati fanno malissimo, fanno circa 130.000 di danno, quindi lo uccidete malissimo. Se avete inoltre qualche socket, raga, questo livello è assicurato, non c'è nessunissimo problema. Comunque questi sono solo alcuni dei personaggi free to play che potete utilizzare, ma in realtà ce ne sono veramente tanti. Come booster potete utilizzare anche Kaku, anche se non è rosso, ma se ce l'avete è lo stesso. O potete portare anche Kobe. Kobe tra l'altro è disponibile nelle Rookie Mission, questo qui molto utile. Amplifica gli effetti degli orbi di 1.5 per 2 turni, quindi questo vi garantisce danno extra nel momento in cui abbiate l'orb positivo. Ragazzi, non so, io direi che abbiamo finito. Comunque questo sito è disponibile per tutti, non è disponibile solo per me, si chiama OPTC Damage Calculator ed è super super utile per capire come potete uccidere i vostri nemici, in che modo, per personalizzare i livelli e capire quanto danno fatto ogni turno. Comunque c'è anche la possibilità di cambiare la barca, per esempio se non volete usare la Merry portate la Thousand Sunny. Qui si può cambiare veramente tutto e sono assolutamente convinto che riusciate a fare ogni cosa, vedendo anche attivando le abilità. Questo team fa 1.400.000 di danno, quindi insomma questo sito è veramente molto molto versatile, potete utilizzarlo per tantissime cose. Comunque io vi ho fatto vedere solo un po' dei personaggi che possono essere utilizzati, un po' dei team che possono essere utilizzati per battere Mioc, ma assolutamente farmatelo perché ne vale la pena. Io lo sto farmando per via del fatto che comunque mi serve non poco per maxare di socket il mio nuovissimo Mioc leggenda, che sono troppo contento. E niente ragazzi, se avete bisogno di qualche altro aiuto un po' più personalizzato, chiedetemi su Facebook, vedrò di cercare di aiutarvi. E niente, qui da Mapau è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!